Bene ragazzi, primo tutorial, quindi aprite Ableton e aprite il project file di Kiki's a Pirate che trovate in download nel video principale. Cosa importantissima da ricordarsi poi di disattivare se volete suonare qualche altro project file. In Ableton andate in opzioni, preferenze, andate dentro record warp and launch e assicuratevi che su esclusivo si è disattivato Arma. Solo può anche rimanere, però ricordatevi di disattivare Arma. Questa è una cosa importantissima, se no il project file non funziona. Questo perché, essendo che questo è un project file diverso dagli altri, ogni traccia è come se fosse uno strumento attivo. Quindi è come se voi aveste, come se voi suonaste contemporaneamente diversi strumenti. Di conseguenza, l'esclusività su Arma deve essere disattivata, altrimenti attivereste solamente una traccia per volta e questo non va bene. Fatto questo, chiudiamo le preferenze. Mi raccomando, ricordatevi di attivare di nuovo l'esclusività di Arma se usate qualche altro progetto, perché non so come funziona, ma mi hanno detto ricorda agli iscritti di attivare di nuovo Arma, se no si arrabbiano tantissimo. Quindi chiudiamo questo. Fatto questo, assicuratevi che questi due, assolutamente questi due, siano sempre armati con il tasto rosso qua sotto. Questo perché queste due tracce racchiudono il drum, quindi la batteria per quello che riguarda il kick e lo snare, e gli accordi. Ok? Quindi queste qua due devono essere sempre armate, sempre attive come utilizzabili. Dopodiché, per iniziare a suonare, assicuratevi che questo e questo tasto siano attivi. Attivando questo tasto, si attiva la terza e la quarta traccia. Queste contengono il plucked e il cello. E facendo questo, si attiva il tutto. Quindi è come se noi in questo momento stessimo suonando contemporaneamente il plucked e il cello più il violin. Questa qua invece, potete tenerla attiva come no, va ad attivare il MIDI effect chord sul lead, ma questo ci arriviamo dopo. Quindi mi raccomando, per iniziare 1, 2, 3 e 4 attivi. E questi qua due ricordo che si attivano con questo tasto. Bene, detto questo, iniziamo a suonare. Quindi si parte suonando l'intro, quindi plucked più cello e violin. Come si parte? Si parte con questo tasto che fa. Ok? L'andamento è questo. Quindi questo è come se si ripetesse due volte e qua va a cambiare. E questa è la prima parte, che riassumendola velocemente farebbe così. A questo punto si va ad attivare questo tasto qua che fa partire un crescendo. Dopo aver premuto questo tasto si vanno a premere questo e questo, che rispettivamente vanno ad attivare la quinta, la, pardon, la sesta e la quinta traccia. Come
corrispondenti a lead full and synth glide. Quindi si va quindi a ripetere con la mano destra la stessa parte dell'intro, però più velocizzata. Ok? Fatta più lenta. Si va a fare questo con la mano sinistra, pardon, si va a fare questo movimento. Si va a darsi il tempo con lo snare e si vanno a premere i vari chord, quindi. Questo ho premuto una sola volta per la durata della batteria, perché è settato per durare doppio. Quindi velocemente verrebbe fuori così. Successivamente, stessa identica cosa, ma con il ritmo doppio da questa parte. Ritmo doppio, quindi. A questo punto non si dà più il ritmo con questo kick, con questo snare, ma si va a premere il tasto qua sopra che fa partire il crescendo. Quindi verrebbe fuori praticamente così. Finita questa parte, si fa partire la parte vocal di Captain Jack Sparrow con questo tasto. I'm Captain Jack Sparrow. Quindi ricordo questo tasto. A questo punto si va a disattivare il lead full, il plucked cello violin, il synth glide e si va ad attivare con questo il bass drop. Quindi, mentre il tutto mentre sta andando su questo suono qua. I'm Captain Jack Sparrow. In questo modo abbiamo solamente la prima e la seconda traccia attive e la settima. E a questo punto si va col kick che fa così. In quest'ultimo passaggio, quindi questo, bisogna premere una volta questo tasto qua, che fa partire a sua volta un crescendo. Quindi farebbe. A velocità normale. Ok? Quindi a velocità normale il tutto sarebbe così. A questo punto si va ad attivare insieme al kick
questo tasto che va di nuovo ad attivare il lead full. Quindi, ricapitolando la velocità normale, la parte destra è esattamente uguale a prima, si va ad aggiungere lo snare ogni due. Quindi kick, snare, kick, snare, kick, snare, kick, snare. E fa praticamente così. Che a velocità normale sarebbe. Si interrompe il kick sull'ultimo pezzo. Questo perché? Perché in questo modo abbiamo più tempo per premere contemporaneamente 1, 2 e 3 tasti e anche questo. Questo ci permette di disattivare il lead, di attivare il violin e col tempo stesso di premere questo tasto che ci permette di fare il violino. Mi raccomando, ricordatevi di disattivare anche il bass full. Quindi, in sostanza, verrebbe fuori una cosa così. Con questo attivo. Rallenti, se lo facciamo piano, verrebbe fuori così. Questo qua invece dà l'accordo di basso per tutta quanta questa parte ritmica. Quindi va premuto ogni fine di giro. Quindi. Si va ad accompagnarci con lo snare. Quindi. A velocità normale il tutto sarebbe fatto così. A questo punto si fa fare il crescendo, che si parte, quindi ci si sposta da qua a qua e si fa. Quindi ha fatto più piano. A questo punto si va a premere questo tasto che fa partire a sua volta un altro crescendo. E mentre questo crescendo sta andando, attiviamo il full lead e basta. A questo punto, dopo che ha detto Why's the rum gone, si fa. Quindi, a parte l'inizio che fa, si fa la stessa identica parte di prima. Quindi. L'ordine degli accordi è sempre uguale all'intro, sempre identico uguale all'intro. Quindi la parte destra è precisa, lo snare e gli accordi sono uguali, bisogna solamente aggiungere il kick. Questo per due volte. A questo punto potete partire o disattivando questo, il che significa avere un'ottava in meno, oppure
Sentite la differenza? E quindi attivarlo al secondo giro, oppure tenerlo sempre attivo come sto facendo io, che va benissimo così. Terminato il secondo giro, si va col seconda parte di bridge, col secondo intermezzo. Quindi si arriva in questo modo. Ultima parte, solamente kick. Qua viene fuori la seconda parte, quindi... Mi raccomando, il kick per dare il ritmo, quindi a velocità normale sarebbe così. Parte finale come ritornello precedente. Finale. Bene, il tutorial è finito. Spero che sia chiaro, spero che voi abbiate capito, spero che tutto si sia registrato. Mi raccomando, riattivate l'esclusività di Arma e siamo a posto. Grazie di aver visto questo mio video, grazie di aver visto Is a Pirate, grazie di supportarmi, grazie di seguirmi. State con me, seguitemi sul canale perché tra poco, tra qualche giorno, tra qualche settimana, tra un po', usciranno grandi belle canzoni. Ragazzi, per questo è tutto, grazie ancora di seguirmi e buon Project File!